Quindi, oggi andiamo a riprendere un pochino il modello di programmazione grafica in JavaFX per cercare di affrontare, e non dico risolvere del tutto, ma in buona parte, un problema che qualche volta nelle esercitazioni vi è capitato, ma su cui abbiamo sempre cercato di sorvolare. Il problema è molto semplice. La libreria JavaFX, come molte librerie grafiche, ha un modello di programmazione che si dice single-threaded, cioè ha un solo flusso di esecuzione. Penso di non sbagliare, voi non avete trattato i thread e la programmazione concorrente nel corso di programmazione oggetti. Quindi vi accenno di che cosa si tratta a livello solo intuitivo, perché la programmazione concorrente di per sé è una bestia mostruosa che cerchiamo di non toccare se non il minimo indispensabile. Si tratta di avere la possibilità all'interno dello stesso programma, della stessa applicazione, di far convivere più flussi di esecuzione indipendenti, paralleli, contemporanei. Un po' come siamo abituati a fare se tu avessi, che so, 3-4 finestre aperte sul tuo computer, all'interno di ciascuna finestra c'è un processo che va avanti per i fatti suoi e fa cose diverse in parallelo agli altri. Ecco, voi pensate di fare questa cosa però all'interno della stessa finestra. Cioè dentro il mio programma ci sono come fossero 3, 4, 5, 10, 2 anche solo, flussi diversi che ciascuno va avanti in parallelo all'altro. Allora, questo di per sé non è particolarmente complicato, posto che il sistema operativo sottostante lo supporti, ma con tutti i sistemi operativi moderni, la complessità sta nel momento in cui i due flussi paralleli, indipendenti di esecuzione, vogliono parlarsi. Se ognuno va avanti per conto suo, va bene. Ma quando devono condividere qualche risorsa, qualche variabile, qualche elemento di input-output, nascono quelle grane. Perché nel momento in cui io leggo o scrivo una variabile, non so se l'altro la stia leggendo o scrivendo contemporaneamente. Quindi nascono migliaia di problemi di sincronizzazione, sovrapposizione di attività, eccetera, eccetera. Quindi è lì che nasce la difficoltà, che Java per fortuna riesce già a smussare parecchio, ma no, genera dei bei mal di testa. Tornando indietro, JavaFX ha un modello di programmazione a thread singolo, e questi flussi di esecuzione vengono chiamati thread, no? Il filo, no? Che si dipana, immaginate filo proprio di una matassa. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo che le nostre applicazioni, no, derivano tutte da una classe madre che si chiama application, javafx.application, okay? La estendiamo nel nostro main. Quindi di fatto tutta l'esecuzione del programma sta in capo dentro i metodi della classe application. Poi noi nel metodo start non facciamo altro che preparare le cose affinché la classe application faccia il lavoro. E che lavoro fa la classe application? Quello di gestire il comportamento degli elementi grafici. Quindi quando noi clicchiamo dentro una casellina di testo, il fatto che il cursore entri, lampeggi, quando premiamo un bottone, il fatto che il bottone si veda visivamente premuto, e poi ovviamente chiami il gestore degli eventi relativi. Questo è il lavoro della classe application. Come lo svolge questo lavoro? Lo svolge bene, ma in modo sequenziale, puramente seriale, sequenziale. Quindi ogni volta che noi tocchiamo, interagiamo con la finestra, in realtà stiamo interagendo con la class application, la quale le cose che deve fare, le molte cose che deve fare, è spostare il cursore, è far vedere che il bottone viene premuto, è far lampeggiare, è ridimensionare le finestre, eccetera, le molte cose che deve fare le fa una per volta, usando di fatto una struttura dati a coda, una coda, di eventi o azioni che deve ancora compiere. Quindi, ogni volta che l'applicazione vuole fare qualche cosa che coinvolge l'interfaccia grafica, non può far altro che mettere in coda quell'azione dopo quelle che sono già state schedulate in precedenza. E va bene. Questa è una coda rapida, no? In cui magari viaggiano centinaia di eventi al secondo. Cioè, a volte sposti un mouse o fai qualcosa.
Il problema nasce nel momento in cui alcune delle azioni che la class application deve gestire coinvolgono dei metodi che abbiamo scritto noi e che questi metodi possono impiegare parecchio tempo a ritornare. Un metodo che carica una classe da un database, un metodo che fa una ricerca ricorsiva o qualcosa di questo genere, può magari impiegarci dei secondi, dei minuti, delle ore o giù di lì. Cosa succede mentre l'event handler lavora? Che tutto è bloccato. Che tutto rimane bloccato. Adesso poi vi faccio vedere un esempio. Dunque, vi ho fatto fare questa figura tanto per avere una mappa mentale di ciò che succede. Noi abbiamo il grafo della scena, quindi gli elementi sull'interfaccia grafica, e questi elementi generano, a seguito di azioni dell'utente, che può anche essere il semplice spostare il mouse, generano degli eventi che vengono accodati. Quindi questo bidone qua, immaginate una cosa in cui vengono accodate delle cose e da sotto sentire fuori una per volta quando siamo pronti ad elaborare. Questo evento che viene tirato fuori dalla coda può essere un evento inutile, che non interessa a nessuno, oppure può essere un evento che richiede una certa elaborazione, che qualcuno faccia qualcosa. Questa elaborazione può essere o già definita dal sistema, quindi il fatto che quando premo il bottone lui fa una piccola animazione per far vedere di essere premuto, oppure definita dall'utente, cioè i miei event handler. Si inseriscono qua. Questa elaborazione poi ha poi come effetto, ma noi sappiamo già, di andare a modificare tendenzialmente il contenuto del grafo della scena. Modifichiamo un valore, scriviamo un testo, quello che è. E questo è un ciclo unico, continuo. Se questo event handler ci mette mezz'ora, succede che in quella mezz'ora, tutte le volte che l'utente cerca di interagire con la scena, accoda eventi, centinaia, migliaia di eventi, che si accumulano in quella coda. E nessun evento viene estratto dalla coda fin tanto che l'evento precedente non ha terminato la propria elaborazione. Quindi succede che l'interfaccia utente si congela, si blocca, fin tanto che questo metodo non ritorna. Poi quando questo metodo ritorna succede il finimondo, nel senso che le 10.000 eventi che sono stati accodati in quella coda vengono sparati uno dopo l'altro molto velocemente. Per cui i punti in cui avevate cliccato, pensavate che non succedesse nulla, in realtà questi click vengono presi poi in considerazione, ma molto tardi, molto dopo. Per capire di cosa stiamo parlando, io ho preso l'esercizio, vi ricordate, dei grafi del GTFS, ho rimesso in piedi la versione, quella semi-inefficiente, quella che ci metteva 30 secondi a caricare, non quella più efficiente che metteva solamente 300 millisecondi, perché abbiamo visto che non è così percettibile, e l'ho vestita in un'interfaccia grafica. Ho creato un piccolo progetto FXML in cui essenzialmente ho questo bottone load graph, quindi il grafo lo carico non, giusto per vedere cosa succede, non all'avvio del programma, ma su richiesta dell'utente. Quando l'utente preme questo load graph, viene chiamato un metodo che ho chiamato con tanta fantasia doGraphLoad, e questo metodo doGraphLoad, che è nel controller, cosa fa? Chiama il build graph e poi popola la tendina con l'elenco delle fermate, perché magari nei passaggi successivi dovremmo fare una ricerca sulla base di quella fermata. Quindi box stop è la tendina, è la choice box che contiene tutte le stop, tutte le tendine, tutte le fermate. Un event handler normalissimo, come quelli che abbiamo sempre fatto. Cosa succede? Perché noi sappiamo che build graph ci mette 30 secondi, giù di lì. Allora proviamo a vedere come si comporta. Qui abbiamo la nostra applicazione grafica, una finestrella carina che si può spostare, modificare, eccetera. Qui in questo caso questi stop, questi due, la tendina e il bottone di ricerca, sono stati disabilitati, perché non posso, fino a quando non ho caricato il grafo non ha senso che io scelga questo o che attivi le voci successive. Questo l'ho fatto semplicemente nel metodo di inizializzazione
con queste due chiamate, set disabled, true, vuol dire rendi disabilitato quell'elemento, e poi più tardi, no, nell'event handler, quando ho finito di caricare, riabilito gli elementi, per evitare che l'utente possa agire con degli elementi che in quel momento non hanno senso di esistere. Ok. Il nostro utente, chiudo un po' di finestre così c'è solo lui, cosa fa? Preme questo bottone. Non succede nulla, il bottone rimane mezzo premuto, in realtà non succede nulla per modo di dire, perché il programma sta caricando dal database, ma se io provassi a fare qualche cosa su questa finestra, a ridimensionarla, non ci riesco, non si sposta, cliccare da qualche parte, non riesco a fare nulla, è bloccata, dopo un po' Windows si arrabbia, mi mette la finestra grigia per dire, la finestra non sta rispondendo ai miei eventi, quindi quel programma probabilmente non va bene, si è piantato. Se io insistessi più a lungo, la cosa durasse per più tempo, Windows mi direbbe il programma non risponde, vuoi terminarlo, no? Perché a volte viene fuori la finestra quando il programma veramente si blocca. In questo caso è per 30 secondi, poi dopo i 30 secondi, benissimo, cioè io poi ho effettivamente di nuovo la mia finestra pronta e pronta a rispondere. Se ricaricassi il grafo, di nuovo rimane in questo stato qui, in cui se io clicco non fa nulla, Windows dopo un po' si arrabbia e così via. Ciò che sta succedendo è che l'elaborazione, che prende molto tempo, sta bloccando anche le operazioni semplici di gestione della finestra, cosa che noi vorremmo possibilmente evitare. Un modo ovviamente è far sì che le elaborazioni siano tutte istantanee, ma non sempre si può, non sempre siamo capaci. Gli altri modi sono quello di in qualche modo rendere indipendente. Ecco, qua è tornato, vivo, non ancora. Sì, è tornato. E l'altro modo è quello di rendere indipendente l'elaborazione, i calcoli, diciamo, rispetto all'interfaccia utente. Come? Sfruttando la programmazione parallela, cioè facciamo in modo, visto che Java è capace di farlo, il CPU, i sistemi operativi moderni sono capaci di farlo, facciamo in modo che ogni qualvolta un event handler deve fare un'operazione che è potenzialmente lunga, non la facciamo eseguire in sincrono con le altre attività dell'interfaccia grafica, ma facciamo eseguire in parallelo, in un'attività parallela. Quindi cerchiamo di imparare come si fa. Questo tra l'altro viene bene sia come concetto, sia per riuscire a rendere l'interfaccia ancora, diciamo così, scattante anche se dobbiamo fare delle elaborazioni pesanti, sia, ed è il motivo per cui lo facciamo adesso, nel contesto delle simulazioni. Quando tu hai una simulazione è un programma che tipicamente va avanti magari per tutta la giornata man mano che arrivano dei dati. Allora ti farebbe piacere vedere che l'interfaccia utente si aggiorna man mano che la simulazione va avanti. Il problema è che non si può fare senza queste tecniche che impariamo oggi. Perché se anche voi dal metodo di simulazione chiamate degli aggiornamenti sull'interfaccia grafica, questi qua non avverranno, non verranno mostrati, non verranno visualizzati finché tutta la simulazione non è finita. Non so se avete mai provato a prendere un programma che ci mette un po' di tempo come quelli ricorsivi e stampare in una text area ciò che sta facendo man mano. Ma se lo stampate nella console di Eclipse lo vedete, se aggiungete il testo in una text area non lo vedete, o meglio lo vedete tutto alla fine, ma non vi fa vedere se sono al 10%, 20%, 30%, 40%. Perché lui modifica effettivamente la proprietà, il set text della text area, ma per mostrarla a video il JavaFX deve elaborare quell'evento di aggiornamento della text area. E non lo fa, voi vedete solo tutto alla fine. Quindi non è possibile, finora non siamo in grado, non eravamo in grado, no, di rendere l'interfaccia utente dinamica e fosse in grado di rispondere a degli eventi che avvengono in background. Allora, vediamo come si fa. Tenendo sempre presente che la regola generale è che quando ho più flussi di elaborazione paralleli, ognuno tocchi le sue variabili, non quelle degli altri. Perché altrimenti potrebbero esserci tentativi di modifica contemporanea che potrebbero lasciare l'oggetto in uno stato non definito. In particolare, tutti gli oggetti della scena
quindi tutte i text box, tutte le choice box, le text area, le label, tutto ciò che mettiamo nella scena è stato creato dall'fxml loader nel thread dell'applicazione JavaFX. Quindi qualunque esecuzione che facciamo da un thread diverso da quello non potrà avere accesso agli oggetti della scena. Diamocela come regola. Poi vedremo come fare a comunicare. Ma non sarà tocco gli oggetti, modifico, setto le proprietà degli oggetti. Quindi è possibile fare un thread parallelo di elaborazione, ma questo thread, ricordiamocelo, diamocelo come regola, non potrà mai modificare nessuna proprietà di nessun oggetto della scena. Se no Java vi uccide con un'eccezione, vi spara. A volte non se ne accorge, però a volte, la maggior parte delle volte se ne accorge, da un'eccezione voi morite. Allora, il nostro schema come si modifica? Si modifica aggiungendo a quello che è stato finora per noi il modo di lavorare un unico thread, quello in cui gira JavaFX e quindi tutti i suoi dependent, a questo ne affianchiamo un altro, che è chiamato thread di sfondo, thread secondario, thread di background, nel quale faccio girare le elaborazioni più pesanti. Quindi ogni volta che nella mia coda degli eventi devo elaborare un evento, se è veloce non c'è problema, lo elaboro e vado avanti. Se è lento, io l'unica cosa che faccio nell'event handler qui è inizializzare, avviare quest'altro thread. E poi ritorno subito, cioè questo event handler è velocissimo, dice parti tu, e poi lui ha finito. E dice l'interfaccia grafica, fatto, finito. In realtà non ha finito, c'è l'altro sotto che ha appena cominciato. Ma l'interfaccia grafica viene sbloccata e può continuare a girare sugli altri eventi stupidi. Di qua ho un processo, una parte di un processo, un thread, un flusso di esecuzione che è partito e ci metterà tanto tempo. Prima o poi finirà. In qualche modo poi dovrò risincronizzarmi, nel senso che quando lui è finito avrà qualcosa da dirmi probabilmente. Quindi ogni volta che abbiamo un'operazione che ci mette più di qualche centinaio di millisecondi, prendiamolo per abitudine, la spostiamo in un thread parallelo. E quindi nel thread primario ci sarà semplicemente l'operazione di creazione del thread parallelo. Il thread parallelo è poi una classe che ha un metodo che implementa l'elaborazione, non è che sia dal punto di vista della programmazione, non è complesso. Però dobbiamo, pur essendo nello stesso progetto, nello stesso package, quella classe sappiamo che gira in un contesto di esecuzione separato, indipendente, vanno avanti ognuno per conto suo. Bene, così è poco utile però, nel senso che questo farà mucchio di lavoro, ma se abbiamo costruito, eretto questo muro qui in mezzo dicendo quelli che sono di là non possono vedere ciò che c'è di qua, nel momento in cui questo finisce, ciò che ha fatto, i risultati che ha calcolato, come faccio a vederli? Non solo, se lui ci mette tanto tempo, sarebbe bello, e siamo abituati a vedere, ad avere qualche indicatore che mi dica guarda sono al 2%, al 5%, all'8%, vatti a fare un caffè, vatti a fare una vacanza, a seconda del tempo che manca. Allora questa è un'informazione che conosce il thread di background e che dovrebbe essere visualizzata dal thread di JavaFX, da qualche elemento grafico. Oppure man mano che, immaginate che nel caso di una simulazione ci sono delle quantità, no? Mi viene in mente quella dell'ospedale in cui c'è il numero di codici gialli, verdi, rossi, eccetera, che potresti aggiornare. Quindi sono dei dati di livello applicativo che il thread di simulazione ha, e sarebbe bene che il thread di visualizzazione facesse vedere in tempo reale, così ti stai rendendo conto di cosa sta succedendo, di come sta andando avanti la simulazione. Oppure quando l'elaborazione è finita saperlo e diciamo, sbloccare alcuni elementi dell'interfaccia. Allora, come si può fare? Beh, si può fare in due modi. Il thread di background vuole far sapere qualcosa di sé
diciamo così, altro al principale. Allora, ci sono due modi, uno facile, predefinito, l'altro anche abbastanza facile, ma custom. Quello predefinito è questo indicato qua sotto come proprietà di progresso, progress properties. L'oggetto che useremo per costruire il thread ha nella sua definizione una property che si chiama progress, anzi ha diverse proprietà che memorizzano, le proprietà degli attributi, no? Che memorizzano lo stato di avanzamento. Per cui queste proprietà, come sono state implementate, per come sono state create, possono essere modificate da entrambi i lati. Si dice che queste proprietà sono thread safe. Thread safe vuol dire sicuri rispetto ai thread, che possono essere lette e scritte da ambo i lati senza rischiare sovrascrittura. Di fatto, a livello di implementazione, loro garantiscono che non ci siano letture e scritture contemporanee, eventualmente bloccano un thread per un attimo finché l'altro non ha finito di usarlo. In generale, programmare in modo thread safe è complicato, è poco efficiente, tra l'altro, perché di fatto mette in blocco un thread se un altro ha bisogno, e si cerca di limitarlo a pochi punti essenziali. Questo è uno di questi punti. Allora, cosa succede? Che il thread qua può, ogni volta che vuole, aggiornare il valore del progresso. Cioè, sono il 20%, sono il 22%, sono il 33%. Scrivo, sono entrato nella fase 1, sto creando il grafo, insomma. Ti do delle informazioni su che cosa sto facendo. Dal canto suo, l'interfaccia utente può leggere questo stato e usarlo per aggiornare gli elementi grafici. Tra l'altro ci sono gli elementi grafici che sono pensati apposta per farlo, ma due righe di codice, due di numero. Quindi questo è un modo semplice, in cui il thread mi dice guarda che sono vivo, sono lento ma sono vivo, e sto andando avanti, sto facendo questo. Informazione di sintesi ovviamente, di stato condiviso e basta. Di fatto c'è il progresso, lo posso esprimere in termini percentuali e in termini di valori assoluti. Cioè, percentuale c'è cioè 18%, oppure in termini di valori assoluti, pensiamo ad esempio nel grafo, ho elaborato 22 vertici su 130. Quindi, lavoro fatto rispetto al lavoro totale che stimo di dover fare. Pensate, quando ho scaricato un file, ho scaricato 2,7 MB su 600 MB, che corrisponde al 8%. Quindi abbiamo questi tre parametri. E in più il progresso può contenere al suo interno un messaggio di tipo stringa, che possiamo pensare di visualizzare per vedere cosa sta facendo. Quindi a livello di background il thread può aggiornare queste variabili quando vuole, e il thread di front, cioè di front-end, dell'interfaccia grafica, può leggerli in qualunque momento e usarli per visualizzarli. In più, vi dicevo, esiste un meccanismo, un metodo che si chiama bind, cioè collega, lega, che permette di legare, questo è un meccanismo generale in tutto JavaFX che noi non abbiamo mai utilizzato, ma può tornare comodo. Ogni qualvolta ho una property di un qualunque oggetto JavaFX, il valore di questa property può essere legato al valore di un'altra property. E JavaFX a quel punto, ogni qualvolta la prima property cambierà, aggiornerà di conseguenza anche la seconda. Se potremmo avere qualche cosa che quando scegliamo una voce della tendina, il valore di questa voce viene replicato in un altro campo, ad esempio. Poco utile in questo caso, ma ogni volta che cambia qualcosa, questo valore viene propagato a tutte le variabili che sono bound, che sono legate a quelle di partenza. In automatico, senza che dobbiamo farlo da noi, è come se fosse un event handler predefinito sul change di quella proprietà, tutte le volte che cambia faccio qualcosa. In particolare può essere utile legare il valore del progresso in percentuale alla progress bar. No, la progress bar è un elemento grafico che finora non abbiamo mai avuto occasione di usare. Questa. Potremmo pensare di metterla qua vicino.
la barra di progresso si riempie progressivamente, no? Abituati a vederle queste cose. Quindi se il thread mi dice io sono al 2%, al 5%, al 10%, questa barra ha una proprietà che si chiama appunto progress, che dice alla sbarra quanto deve colorarsi, quanto deve essere colorata. Guardate, è qua la proprietà. Ad esempio in questo caso il progresso è 1, vedete che man mano che va avanti il valore del progresso, questa sbarra si colora. In realtà esiste anche un valore di progresso particolare, che è meno 1, che indica un progresso non definito. Cioè, sto andando avanti, ma non ho idea se sono al 2% o all'80%. Però ti faccio vedere che sto facendo qualcosa. Quindi se indico meno 1 come progresso, un valore strano, sarebbe meno 100%, non ha senso, lei si comporta in questo modo. Se indico 0, gli altri numeri negativi non servono, se indico 0 rimane vuota, se indico un valore maggiore di 0 fino a 1, progressivamente si riempie. Allora io questo lo sto facendo a mano con questo slider, ma la stessa operazione la può fare un thread di background semplicemente settando la propria proprietà progress, qui non uso di lingua oggi, posto che questa proprietà sia collegata a questo elemento traffico. Quindi molto semplice da questo punto di vista. Questa è un'operazione leggera, cioè predefinita, semplice da implementare, non posso fare grandi cose, ti dico a che punto sono. L'altra cosa che posso fare, invece posso fare delle cose a piacere, arbitrarie. Devo fare una cosa più complicata? Devo aggiungere una casella di testo, devo aggiornare una tabella, devo... Boh. Allora, per farlo... Immaginiamo che io voglia aggiornare una tabella in cui scrivo, che ne so, il nome della stazione che sto lavorando in questo momento, la stazione dei treni. E così l'utente vede questi nomi che cambiano, è confortato dal fatto che sta succedendo qualcosa di utile. Quindi vuol dire andare a settare una proprietà testuale di un nodo della scena con un'informazione che conosce solamente il thread nascosto. Ma abbiamo detto che il nodo, non posso prendere text.setText, textlabel.setText e scriverci qualcosa dentro. Perché non posso da questo thread manipolare oggetti che vivono qua. Li ho disegnati lontani, lontani apposta. Ciò che posso fare però è creare un piccolo oggetto che vivrà anche lui in un suo thread separato, crearlo ed accodarlo alla coda delle cose da fare. Quindi dal mio thread separato so che devo fare un'operazione che coinvolge il grafo della scena. Allora mi faccio una piccola classe, un piccolo oggettino che fa solo quel lavoro lì, aggiorna quel campo in quel nodo, e prendo questo oggetto e lo accodo, di fatto lui è un evento che accodo fittiziamente alla coda degli eventi. Dopodiché me ne dimentico. Questo oggetto che vive qui, poco per volta scenderà, quando sarà il suo turno verrà eseguito. Verrà eseguito nel contesto del thread di sinistra. Cioè ho creato un oggetto nuovo nel thread di destra, ma lo faccio eseguire nel thread di sinistra. Se lo eseguo nel thread di sinistra, non può, a mio titolo, modificare, leggere e scrivere i nodi del grafo della scena. Quindi ogni qualvolta dal background ho bisogno di qualche cosa, ho bisogno di modificare qualche cosa, devo farlo attraverso un oggetto mediatore. Devo mandare un ambasciatore dall'altra parte dicendo: senti, tu che puoi attraversare quel muro, vai dall'altra parte e fallo. Non ti posso dire fallo adesso subito, posso dire: senti, per favore cerca di farlo appena possibile. Infatti qua non ho scritto fai la modifica, ho scritto schedule for later, cioè pianificalo per il futuro prossimo, cioè prima è meglio è, però non ti posso dare non posso sapere esattamente quando lo farai, so che lo farai quando arriverà il tuo turno. Quindi
Quindi è un'operazione asincrona, non sincrona, non so quando avverrà. Però io so che verrà fatto. Quindi questa seconda modalità di interazione avviene attraverso appunto oggetti che vengono iniettati nel thread principale, creati nel thread secondario e iniettati nella coda degli eventi del thread principale. Quando verranno eseguiti, saranno eseguiti in un thread diverso da quello che li ha creati, cioè del thread principale, pur essendo stati creati quel secondario. E quindi possono a questo punto lavorare con quegli oggetti, ma non più con gli altri. Quindi un po', bisogna solo fare attenzione a che cosa si tocca. C'è una terza cosa che vogliamo sapere, in particolare il programma principale può voler sapere quando il thread è finito. Cioè, quando è che ho finito di caricare questo grafo? Nel momento in cui lancio il thread mi dimentico di lui. Il thread va avanti per conto suo, l'interfaccia grafica rimane lì a far niente di utile. A un certo punto quel thread là avrà finito e mi dirà ok, io ho finito. E allora quando lui ha finito io devo abilitare, no? Mettere come set disable false, riabilitare quei bottoni che prima avevo disabilitato. Ma come faccio io, che sono in questo thread di sinistra, a sapere che questo signore ha finito l'elaborazione e quindi io ho qualcosa da fare? Oppure, meglio ancora, se questo ha calcolato qualche risultato, io posso leggere questo risultato. Sicuramente chi l'ha lanciato non esiste più, è già morto, sepolto da tempo. L'event-tender che ha fatto partire questo thread, dopo che l'ha fatto partire si autosuicida perché lui non serve più a nulla. Ma prima di autosuicidarsi dovrà in qualche modo intercettare un ulteriore evento, che è l'evento di terminazione del thread secondario. Noi finora abbiamo parlato di eventi come eventi dell'interfaccia grafica, ma anche i thread hanno un loro ciclo di vita, che adesso vediamo, e ogni volta che fanno un passettino avanti nel loro ciclo di vita, generano degli eventi. E noi, come sempre, possiamo registrare un gestore, un handler, dell'evento che vogliamo. Quindi diremo al thread, senti, quando poi tu finisci, genererai quell'evento e su quell'evento sono interessato a eseguire questo codice. E quindi ho la possibilità di intercettare un frammento, di far eseguire un frammento di codice sincronizzato con la terminazione del thread. Questi sono i concetti complessi perché si intrecciano. Adesso proviamo a spezzettarli a livello operativo di codice con le librerie e portiamo avanti il nostro esempio del grafo, no? Per vedere come in pratica si mette. Poi vedete che in pratica scriveremo poco codice, però bisogna scrivere le cose giuste nei posti giusti, questa è la parte difficile. Allora, in JavaFX tutto questo come si mappa? In modo molto semplice, nel senso che Java ha una sua parte di concurrency già esistente, più complessa da usare. I progettisti di JavaFX ci hanno dato delle classi più semplici da usare per fare essenzialmente ciò che serve nel contesto di interfaccia grafica, non in generale nel contesto della programmazione parallela. E di fatto ci hanno dato due classi, una si chiama task e l'altra si chiama service, che servono per, diciamo, sono dei contenitori che possono essere eseguiti, sono stati pensati per essere eseguiti in un thread parallelo. Quindi loro di per sé non sono il thread, sono una classe che verrà eseguita in un thread separato. Task e service. Qual è la differenza tra task e service? Beh, task è pensata per essere eseguita una volta sola, c'è un lavoro che devo fare una volta, dopodiché questa classe muore. L'esempio può essere quello di caricare il grafo. Service ha un ciclo di vita più complesso, è una classe che può essere pensata con un servizio che io avvio e lui va avanti per sempre. Non finisce mai, non termina dopo, può essere chiamato, riattivato più volte. Tendenzialmente noi lavoriamo con i task, sono più semplici per ciò che dobbiamo fare. Va bene. Entrambi implementano un'interfaccia che si chiama worker.
che definisce i metodi comuni, ovviamente. Tutte queste classi e queste interfacce sono parametrizzate da un tipo V, hanno un generic che ho chiamato V. Quel V sta a indicare il valore, scusatemi, il tipo, la classe, del valore che viene calcolato dal task. Rimaniamo nel caso del task perché è più semplice. Cioè, se questo task calcola un numero reale e ci mette 6 anni per calcolarlo, alla fine sarà un task di double. Se invece calcola un grafo, potrebbe essere un task di graph. Se invece calcola un elenco, sarà un task di array list di qualche cosa. Perché l'esecuzione del task può anche creare un valore. O può fare delle cose, oppure può calcolare delle cose, quindi ritornare un oggetto. Nel caso in cui il task che dobbiamo eseguire non calcola nulla, non ritorna nulla, ma si limita a modificare oggetti esistenti, beh, useremo il tipo void per parametrizzare questo task dicendo questo non ritorna nulla di utile. Poi impareremo come fare a leggerlo questo valore. Con un metodo getValue, ma bisogna sapere quando chiamarlo. Allora dicevo che i task hanno, i worker in generale, hanno un piccolo ciclo di vita. Cos'è questo ciclo di vita? Quando io ho uno stato interno del task. Quando io creo un nuovo task, quindi abbiamo dato, scusate, un nome Java a questo oggetto qua. Questo è un task. Abbiamo creato un task e l'abbiamo posizionato in un thread separato. Okay? Come vive questo task? Beh, appena lo creiamo, lui è in uno stato che si chiama ready. Un oggetto, faccio lo new, mi dà un task pronto, ready. In quel caso, finché è nello stato ready, io tipicamente posso fare get set delle sue proprietà per impostarlo. Lo creo e poi ne imposto le proprietà. Registro degli event handler, faccio il binding delle proprietà sue e così via. Quindi di fatto ho creato un oggetto nuovo e gli vado a impostare i vari parametri di funzionamento. Poi a un certo punto, quando l'oggetto è bello che è pronto e costruito, posso farlo eseguire, mandarlo in esecuzione. E ci sono vari metodi, ma il più semplice è quello di chiamare un metodo start. Quando chiamo lo start, il task dallo stato ready passa allo stato running, qua in alto. In realtà passa per uno stato intermedio scheduled. Scheduled vuol dire che l'ho messo in esecuzione, ma per qualche motivo non è ancora partito per davvero, perché magari è in attesa delle risorse di CPU o altre cose. Quindi lo stato scheduled può essere uno stato di attesa, del tipo io sono pronto per esecuzione, ma un attimo che non mi hanno ancora dato il permesso di partire. Ma poi subito dopo va in stato running. Sui service è più complessa questa transizione, perché posso avviare un servizio e questa è un'azione separata rispetto a chiamare la funzione del servizio. Ma sui task è più semplice, di fatto questa transizione è immediata. Lo stato running cos'è? È uno stato nel quale il task, che è una classe Java, che implementa task, è una sottoclasse di task, ha un metodo che si chiama call. Allora, essere uno stato di running per un task vuol dire che va in esecuzione il codice del metodo call. Che fa ciò che vuole fare. A un certo punto, nell'esecuzione di questo metodo, possono succedere tre cose. O il metodo arriva in fondo, e quindi arriva al return, e allora il task va in uno stato di succeeded. Ho terminato con successo la mia elaborazione. Grazie, arrivederci. Tipicamente, in questo stato di succeeded, ho depositato il valore calcolato, il valore di ritorno. E quindi da quel momento in avanti posso chiamare, e non prima, da quel momento in avanti posso chiamare il metodo getValue, chiedendo al task, che esiste ancora ma è fermo, che è fermato perché ha fatto il suo lavoro, dimmi qual è il valore che hai calcolato. Oppure può andare qualcosa storto, quindi tipicamente un'eccezione non gestita dal task lo fa fallire. Allora un task nello stato di failed, io potrò andare a interrogare un'altra proprietà che mi dice qual è l'eccezione che c'è stata, cosa è andato storto.
Oppure posso avere una terza opzione, che è quella per cui l'utente o il programma principale si è stufato di aspettare. E allora ha chiesto al task di interrompersi. Questa è un'operazione collaborativa, nel senso che il programma principale, o magari perché all'utente diamo un bottoncino fermati, perché l'utente si è accorto che ci vuole troppo tempo e non vuole aspettare, o per qualche altro motivo, perché questa elaborazione non serve più, perché l'utente ha deciso di caricare un altro grafo, quindi l'operazione di caricamento di quello precedente va interrotta, non serve più a niente, è inutile portarla a termine, o 100 altri motivi. Dicevo, io posso chiedere a un task di interrompersi. In modo abbastanza semplice, io chiamo cancel sul task, il metodo cancel, e il task deve andare a osservare se viene cancellato, uscire semplicemente, ordinatamente. Quindi richiede la collaborazione dal task, non posso uccidere un task, posso chiedergli per favore smettila, interrompiti. Poi vi vediamo come codice. Allora in questo caso vado in questo stato di cancel. Ma diciamo che la cosa normale è creo l'oggetto, imposto le proprietà, lo avvio, lui esegue il metodo call e se tutto va bene arriva in fondo. Quindi quando parliamo di stato è questo. Dal punto di vista di implementazione, implementare un task significa ereditare, creare una sottoclasse che eredita la task parametrizzato col valore del tipo di oggetto che vogliamo ritornare. E come sempre, qui siamo nel dominio simile a quello degli event handler, o posso creare una classe apposita esplicita, oppure posso creare una classe anonima, una anonymous inner class dentro il codice, come facciamo spesso per gli event handler. La classe anonima ha il vantaggio che ha la visibilità sulle variabili della classe chiamante, quindi a volte può far comodo perché puoi già vedere gli oggetti che ti servono. Dopodiché in questo oggetto devo fare l'override del metodo call, perché la classe task è una classe astratta, per cui la sua sottoclasse è obbligata a implementare il metodo call, a ridefinire il metodo call. E in particolare, cosa fa il metodo call? Fa il calcolo che deve fare. Quando termina di calcolare, fa una return, come fosse un metodo normalissimo, con un oggetto di tipo myValue, di tipo parametrico. Mentre fa i calcoli, si impegna a monitorare costantemente, controllare periodicamente se per caso gli hanno chiesto di interrompersi. Quindi c'è questa proprietà if cancelled, che lui interroga costantemente. Se il main gli chiama il metodo cancel, l'is cancelled diventa true. Allora lui deve uscire. Se non lo fa non uccide nessuno. Però è buona norma farlo. E poi, man mano che va avanti, sarebbe utile che aggiornasse l'indicatore di progresso, in modo che poi il programma principale possa usare questa informazione per rendere felice l'utente. E poi, se ne ha necessità, può anche lo task, il codice del metodo call, schedulare degli aggiornamenti dell'interfaccia utente. Non farli, ma schedulare affinché avvengano. Che è l'ultima cosa che vediamo. Allora, dal punto di vista del codice, creare un nuovo task è abbastanza semplice. Task, in questo caso di integer, per dire, crea un nuovo oggetto di tipo task con valore di ritorno integer. Qui ho scelto, l'esempio più classico, è quello di creare una classe anonima. Quindi sapete, quando fate new task integer, in realtà new task non lo potrei fare perché task è una classe astratta. Ma aperta graffa di fatto sta definendo una nuova sottoclasse anonima di task definita come segue, aperta graffa, chiusa graffa. L'alternativa è quella di definire in un altro file class il mio task extends task integer e poi gli ci metterà esattamente questa cosa qua, esattamente contro di queste parentesi graffe. Solo che avrei una classe in più che va a inquinare il mio progetto, una cassettina che è un metodo solo, che fa una cosa semplice. Quindi a volte si preferisce, per economia, definire una classe anonima.
In realtà è una sottoclasse, sembra una sottoclasse di questo. Questa sottoclasse ridefinisce il metodo call. È l'unico metodo che deve essere implementato da un task, il metodo call. E in questo caso il metodo call è un metodo stupido che conta fino a 100.000, perde un po' di tempo. Noi sappiamo fare cose più furbe per perdere tempo. E vedete che mentre durante le iterazioni, mentre fa queste iterazioni, costantemente va a controllare la variabile di cancel. Perché se per caso venisse chiamata, lui deve uscire dal ciclo, uscire e ritornare con l'elaborazione annullata oppure con l'elaborazione fatta a metà. Alla fine di tutto, quindi se non viene cancellato, lui ritorna iteration che è un intero, perché ovviamente lui è stato definito come task che ritorna un intero. Qui abbiamo definito l'oggetto. L'oggetto che poi dovremo mettere in un thread parallelo e far partire. Appena siamo a questo punto e virgola qua, l'oggetto task è nello stato ready. Abbiamo creato un nuovo oggetto, che è lì pronto per essere eseguito. E abbiamo riferimento all'oggetto stesso, qua. Questo oggetto, dicevo, può aggiornare le proprie proprietà che servono ad informare il contesto esterno di quello che sto facendo. Ci sono tre proprietà a questo scopo. Uno si chiama progress, che è un numero reale tra 0 e 1 oppure meno 1, quello che abbiamo visto prima muovendo la linguetta. Quindi posso fare un set progress a quel valore. Poi ho altre due proprietà che si chiamano total work e work done, che ovviamente sono correlate alla prima. Total work dice qual è l'ammontare totale di lavoro che mi attendo di dover fare. Dovrò costruire un grafo con 1000 nodi. Allora, total work sarà 1000. Dovrò scaricare 100.000 byte. Allora, total work sarà 100.000. È un valore double. Che di per sé non ha nessun significato, non è vincolante, ma funge da fondo scala. Dice, quando sono arrivato a 100.000 ho finito. Mentre invece la variabile work done dice fino a che punto sono arrivato rispetto al total work. Quindi è un numero reale compreso tra 0 e total work. E se total work è 100.000, work done andrà da 0 a 100.000. Ovvio che se work done è 50.000 sarò al 50%. E quindi quando ho imposto work done a 50.000, contemporaneamente progress dovrà valere 0,5. Nel caso in cui il total work è forse 100.000. Tutti e tre questi signori possono essere impostati a meno 1 per indicare non lo so. Non so quanto lavoro c'è da fare, non so a che punto sono arrivato, non so a che percentuale sono arrivato. Perché ci sono i casi in cui non so. E allora nel caso in cui metto meno 1, indico questo, sto lavorando ma non so a che punto sono. Allora, per comodità, esiste un metodo per aggiornare queste tre proprietà tutte contemporaneamente. Perché qua siamo in un campo multiprocesso, per cui io ho detto, ma se io metto questo a 50.000 devo anche mettere questo a 0,5. Però se lo faccio io, così come l'ho detto, set work done, 50.000, punto e virgola, set progress, 0,5, lo sto facendo in due operazioni separate. Massima sfiga vuole che di solito l'altro thread va a leggere il valore di questa proprietà esattamente a metà tra, dopo che l'ho aggiornato una e non ho ancora aggiornato l'altra, e trova dei valori non coerenti che possono mandare in palla al programma. Per cui è vero che devono essere aggiornate tutte, ma devono essere aggiornate tutte in modo atomico. Non posso aggiornare un pezzo adesso e un pezzo tra 20 nanosecondi. Perché capiterà sempre quel momento in cui qualcuno legge nel momento sbagliato o sono a metà dell'aggiornamento, vedete dei dati che sono sbagliati, quando va bene sbarellano, quando va peggio si pianta il programma, perché usa dei dati che non sono definiti, non sono coerenti tra di loro. Allora l'aggiornamento deve essere fatto in modo atomico, thread safe,
per cui le altre thread non possono leggere, se io aggiorno due variabili, non possono leggere nessuna delle due finché l'aggiornamento di entrambe non è terminato. Si dice che no, è un aggiornamento che viene molto incrementato. Ma questo, per fortuna, noi non dobbiamo pensarci, abbiamo un metodo che si chiama updateProgress, a cui passiamo due variabili, che sono, possono essere double oppure int, workDone e totalWork, questo max sarebbe totalWork. E progress se lo calcola da solo, sulla base di questi due. Quindi noi non andiamo mai a modificare direttamente il set property di queste proprietà, ma semplicemente chiamiamo questo metodo updateProgress, che è un metodo sempre di task, della classe task. Quindi in pratica, una cosa di questo genere, che tra l'altro è sbagliato, ho fatto copia e incolla dalla documentazione di Oracle, ma è sbagliato, perché qui non è 1000 ma dovrebbe essere 100.000. Forse ho preso un pezzo da un esempio, un pezzo dall'altro, non ricordo più. Update progress viene chiamato dentro l'elaborazione del task, e aggiorna queste proprietà. Di per sé non viene visualizzato nulla per il fatto che io chiami updateProgress. Aggiorna una mia variabile interna. Poi magari qualcuno questa variabile interna in parallelo a me la andrà a leggere e la userà per visualizzare. Ma indipendente, questo io non lo so. E con la stessa cosa che posso fare, la posso fare con un messaggio, con una property che si chiama message, di tipo stringa, che è una qualunque stringa che io voglio comunicare, no? Un po' come lo stato di WhatsApp. Io scrivo lì una stringa, da quel momento in avanti chi vuole legge quella. Poi a qualche momento la posso cambiare. E quindi dico cosa sto facendo. Anche qua lo aggiorno con una chiamata update message che questa volta prende un parametro di tipo stringa, che è il messaggio. Quindi il progresso è fatto di queste quattro cose. Un messaggio, la percentuale, valore massimo e valore attuale. E queste quattro informazioni le aggiorno con i due metodi updateMessage e updateProgress. E poi finalmente questo task lo posso far partire. Far partire il task significa creare un nuovo thread apposta per lui e dire, quindi un nuovo thread che contenga quel task, e dire al thread vai. Quindi vedete che qua il task l'ho già creato sopra. Sotto creo un oggetto di tipo thread, con cui noi avremo un'interazione molto limitata perché è abbastanza ostico come signore. Creo un nuovo thread inizializzandolo col task mio. Quindi io lavoro quasi sempre col task. Poi a un certo punto quando devo farlo partire, lui da solo non parte. Ha bisogno di un contesto di esecuzione in cui partire. E poi al thread dico vai. Ho preparato un thread pronto, lui, quando dico vai, lui esegue ciò che ha dentro, cioè il task. Eseguire il task significa portarlo da ready a running, quindi chiamare il metodo call e tutto ciò che c'è scritto dentro il codice. Qui a volte, l'ho riportato, si può, c'è una proprietà del thread, un setDaemon, forse true o false, la proprietà sta a indicare se quando l'utente chiude il programma, quindi chiude il thread, chiudiamo la finestra, diciamo la X della finestra, la chiusura del programma termina il thread JavaFX, termina il thread dell'applicazione. Se ci sono altri thread attivi in background, cosa devo fare? Ci sono due possibilità: o aspetto a terminare il programma che tutti i thread secondari siano arrivati alla fine, oppure decido di uccidere anche i thread secondari nel momento in cui muore il thread principale. Questa proprietà daemon distingue tra questi due casi. Ma se vogliamo, noi speriamo, no, di non dover mai gestire questi casi più complicati, di interruzione anticipata del programma prima che un event handler abbia finito. Ok.
Allora, proviamo a traslare questo nel nostro mondo. Noi abbiamo questo doGraphLoad che non ci piace perché è bloccante, no? Abbiamo detto. Allora, cambiamo un attimo, scegliamo di modificare la nostra applicazione e quindi lasciamo pure questa progress bar che mi piace, tanto carina. Diamole un nome magari. Che so, progress bar. Progress. E cambiamo l'event handler di load graph. Non chiamiamo do graph load, ma lo chiamiamo do graph load background. Quindi non modifico quel metodo, me lo tengo lì per fare i confronti, no, modifico il metodo che viene chiamato. Allora, modifico l'fxml, vado a prendermi dal controller le cose che ho aggiunto, in particolare ho aggiunto la progress bar, la rubo, la riporto di là, button, progress bar, e poi ho questo nuovo event handler, perché mi piace ancora quello vecchio, doGraphLoad background, salvo, eccolo qua, era piccolo e non aveva aggiornato, doGraphLoad background, me lo riporto qua sotto al GraphLoad di prima. Allora, qui dentro proviamo a fare le stesse cose che facevamo prima, perché quella è l'operazione che dobbiamo fare. Alla fine dobbiamo chiamare buildGraph sul modello, ma farle da un thread separato. Okay? Quindi creiamo un task il cui metodo call contenga buildGraph. Siamo? Perché quella è un'operazione lenta e non possiamo farla nel thread principale. Allora, l'ordine delle cose che abbiamo letto prima ci dice, prima crea un grafo, questo è un task, quindi task di, per ora mettiamo void, poi vediamo se dobbiamo modificarlo, però non so cosa posso ritornare, perché va a modificare direttamente il modello, non mi ritorno lui il grafo. Uguale new task di void. Questo nuovo task, quindi una sottoclasse di task, vedete che si arrabbia Cliff perché dice guarda che qui hai dei metodi che devi implementare. In particolare devi implementare il metodo call. Lo sapevo già. Allora facciamoci aggiungere la signature di questo metodo. Quindi sono dentro il doGraphLoadBackground, lì dentro creo una sottoclasse di task anonima, questa sottoclasse di task avrà un metodo call che adesso devo definire. Questo metodo call, come prima cosa dovrò fare un metodo, un model.buildGraph. Giusto? Adesso con questo non sta ancora succedendo nulla. Ho creato un oggetto task che è lì pronto. Ok? Adesso lo voglio mandare in esecuzione. Quindi devo creare un thread. Su questo thread, in un thread che contenga questo task, e mandare in esecuzione quel thread. Quindi un modo più compatto per dirlo è creare new thread di task.start, cioè chiamo il metodo start di un nuovo oggetto thread che non mi serve tenerlo come riferimento, lo uso solamente per chiamare il metodo start.
la versione più sintetica. Se poi ci servisse possiamo tenerlo, se dobbiamo modificare l'impostazione del 3. Questa è la versione minimale. Allora, così già funziona, non è completo ma funziona. Spero. La prova dei fatti ce la darà il run. Facciamo di controllare che l'fxml abbia cambiato metodo, ok? Per cui abbiamo questa, vabbè, comparsa anche questa barra per una vuota. Quando premo load graph, sembra tutto come prima, ma in realtà la finestra è viva. Adesso non posso farci un granché. Quindi mentre sta andando avanti il caricamento del grafo, l'interfaccia utente non è più bloccata. Addirittura potrei fare una cosa molto brutta, che è quella di attivare di nuovo una seconda... In questo caso, guardate i nomi, che non sono più in ordine alfabetico, sulla colonna di sinistra. Perché ho ripremuto load graph e adesso ho due thread in parallelo, ciascuno di quali sta caricando il grafo. Ho fatto un po' un casino, non dovevo. Dovrei fare in modo che quando eventualmente attivo un thread, eventualmente quello vecchio lo spenga, se l'utente non vuole aspettare. Oppure disabilitare il bottone load finché sto caricando, non farebbe male. Comunque, siamo riusciti a fare un primo passo, che è quello di disaccoppiare l'esecuzione del caricamento del grafo dall'interfaccia grafica. Adesso purtroppo abbiamo caricato il grafo, ma non abbiamo abilitato la tendina, eccetera, perché dobbiamo ancora aggiungere il codice relativo. Quindi abbiamo fatto la cosa più semplice. L'esecuzione lenta la spostiamo in un thread separato, così non ci rompe le scatole. Adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, ad esempio, popolare la tendina con i risultati dell'elaborazione. E o aggiornare la barra di progresso che va avanti man mano che il grafo viene creato e cose di questo genere. Allora, facciamo attenzione. Io... Questa istruzione qua, dov'era? Queste due istruzioni che avevamo prima. Che quelle che popolano la tendina... No, aspetta, fatemi fare un'altra cosa, scusate, perché è più visibile. Poi quello lo facciamo dopo. A un certo punto, quando il grafo ha finito, o quando ho finito di caricare il grafo, posso rendere attiva la tendina e il bottone sottostante. E quindi dopo lo metto qua. Attenzione che è sbagliato, Cioè, guardate cosa succede, per capire un po' il discorso dei thread. Se io premo load graph, mi aspetto che il grafo parta a caricare, quindi ci metto 30 secondi, e dopo questi diventino abilitati perché ho finito di caricare il grafo. Ma se io premo load graph, vedete che questi diventano abilitati immediatamente, con niente di furbo dentro, mentre il grafo è appena all'inizio del suo caricamento. Cosa c'è che non va? Cos'è sbagliato? Perché sono diventati attivi subito? Io l'ho scritto sotto questo. Ma non c'entra dove l'ho scritto. Sei buono? Pensiamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo detto, col metodo start, tu buildGraph, di fatto il metodo call che contiene solamente buildGraph, parti in parallelo. Vai avanti per quanto tuo. Quindi ciò che eseguo in queste righe successive non viene eseguito dopo che il build graph avrà terminato, ma viene eseguito dopo che io ho lanciato il processo. Appena quel processo è partito, inizia a aprire il file, leggere, fare tutte le query, subito dopo eseguo questo. E non è bello.
Cioè, con operazioni parallele di questo genere, le operazioni non avvengono nell'ordine in cui sono scritte. Creo il task, definisco un metodo call, ma questo codice qui non viene eseguito. Verrà eseguito qui. Quando faccio lo start del task, allora viene eseguito il metodo call. E questo codice che segue l'avvio del task viene eseguito immediatamente, non dopo il termine del task. Non so io quando il task finisce, finisce quando finisce. Quindi dobbiamo sempre chiederci, tutto ciò che scriviamo nell'event handler in realtà viene eseguito subito, all'istante. Quindi dobbiamo sempre chiederci, ciò che stiamo facendo lo vogliamo fare subito, cioè nel momento in cui l'utente ha premuto, o lo dobbiamo fare dopo, cioè con dell'elaborazione terminata? Abbiamo questi due istanti di tempo, cioè istanti di tempo in cui avvio il task, istanti di tempo in cui il task termina. Queste sono le due cose che deve fare l'event handler. Decidere che cosa fare subito e che cosa fare dopo. Poi ci penserà il task a fare tutto il lavoro che c'è da fare in mezzo. Allora, ad esempio, queste operazioni, button stop, button search, quando è che le possiamo fare? Dice uno, ma perché le devi fare qua? Falle qua. Dopo che hai creato il grafo, devo farle dopo, allora creo il grafo e subito dopo abito il bottone. No, non va bene, perché qui sto cercando di modificare una proprietà di un oggetto della scena da un thread diverso che è vietato. Non posso farlo in quel thread lì, dentro il task, devo farlo fuori dal task, ma non adesso, dopo, quando? Quando il task terminerà. Ah, allora mi sono dato la risposta. Devo farmi dire dal task quando termina. E quando il task mi dirà ho terminato, farò quelle due benedette istruzioni. È un misto tra maledette e benedette. Allora, prima di avviare il task, una volta che è partito va per conto suo, prima devo dirgli, caro mio task, senti, gentilmente, non è che quando finisci mi avvisi? Non è che, caro task, quando e ci sono dei metodi set per impostare gli event handler, set on succeeded, quando arrivi alla terminazione con successo mi avvisi? Quindi è lo stesso concetto di programmazione eventi che abbiamo in interfaccia grafica, è solo che relativamente ai task e non ai nodi. Allora dico, caro task, voglio registrare sul tuo evento di successo, e l'evento on succeeded è un evento che avviene qui, nella transizione tra lo stato running e lo stato succeeded, voglio registrare un mio event handler, che sarà una classe cretina che non fa che altro che abilitare i bottoni. E quindi io cosa faccio? Creo una nuova event handler, qui lui già mi dà autocompletamento, mi dà questa classe perché è l'unico tipo di parametro che posso avere, una nuova classe anonima che implementa event handler, e l'autocompletamento di Eclipse fa tutto da solo. Quindi sto dicendo, caro task, registrami per favore un event handler per l'evento worker state event, che è l'evento di cambio di stato del worker. Worker, ricordatevi che è l'interfaccia madre di task. E questo, come tutti gli event handler di questa terra, ha un metodo che si chiama handle. E nel metodo handle viene, finalmente, posso mettere a posto questi bottoni dell'interfaccia. Però questo event handler è un oggetto che ho creato nel mio thread. L'ho creato io.
e quindi quando esegue, quando viene eseguito nella thread principale e può toccare il bottone dell'interfaccia terza. Quindi vedete che tutto il lavoro che stiamo facendo è tutto un lavoro preparatorio, perché una volta che abbiamo fatto start del task, non c'è più niente da fare. Il task è partito. Noi stiamo dicendo al task, quando partirai, fai build graph. Quando finirai, chiama questo event handler che farà questo. Sto preparando tutto ciò che succederà, perché poi, poiché dopo avviene in modo asincrono, non posso più controllarlo. Allora devo decidere tutto prima. Ecco, a questo punto posso anche copiare questi altri due, per popolare queste tendine, lo posso fare. Model.getAllStops ce l'ho perché a questo punto la build graph ha finito di lavorare. E quindi il modello ce l'ha questa informazione. Questa cosa qua di nuovo non la posso fare dal metodo call, perché il metodo call è in un thread separato e non potrà di sicuro toccare box stop o altro. Ecco, già che ci siamo possiamo anche disabilitare il bottone load mentre il task è in esecuzione, che dite? Quindi quando io sto per evitare che un utente attivi più in parallelo più letture del grafo. Quindi prima di fare start, prima che il grafo venga avviato, questo lo farò subito. Allora, ciò che faccio subito lo faccio nell'event handler principale. Ciò che devo fare alla fine lo faccio nell'event handler del long succeeded, della fine task. Quindi subito posso, come si chiamava, button search, qualcosa del genere, search, set disabled, true. Rendilo non visibile questo bottone, non usabile più, fin quando tutta la ricerca non avrà terminato. Allora a questo punto lo possiamo rirendere visibile anche lì al termine del task. Non è search, button load. Button load, set disable, true, false. Non sei più disabilitato. Questo alla fine. Quindi proviamo a vederlo, poi ci ragioniamo. Parto, load graph, parte il caricamento del grafo, perso l'interfaccia. Nel frattempo vedete che il load graph è diventato non più attivo, quindi non posso più premerlo neanche se volessi. Queste sono ancora non attive. Nel frattempo il grafo sta lavorando. Quando arriverà al punto giusto mi aspetto che diventi di nuovo tutto attivo e questa volta popolato con i valori che mi servono. Siamo alla P, dobbiamo arrivare alla V, RS. Ecco qua. In realtà è diventato attivo un pelino prima che finisse di scrivere, ma questo è il ritardo di Eclipse nel mostrarci le cose. Quindi a questo punto questa tendina è popolata, è visibile, il bottone search non fa niente perché non gli ho fatto fare niente, ma è utilizzabile. Nel frattempo l'interfaccia, sappiamo, era sbloccata. Se qualcuno dice ma il graph è cambiato, posso ricaricarlo, ripremo load graph, a questo punto il bottone mentre carica è disabilitato, ma magari posso continuare a usare la tendina di prima, tranquillamente, l'interfaccia risponde bene anche se in parallelo sta ricaricando un grafo nuovo, sta ricaricando gli archi, eccetera. Cosa ci manca ancora? Ci manca ancora il progresso, la percentuale di progresso. E poi abbiamo fatto quello che volevamo fare, è arrivato la fine. Quindi, abbiamo aggiornato degli elementi dell'interfaccia grafica grazie a un evento, a un event handler che è agganciato all'evento di terminazione del task. Questo event handler, essendo stato creato nel task principale, può usare gli oggetti della scena.
si aggancia a un evento che viene generato da un task secondario, ma lui gira nel thread principale. La barra di progresso. Allora, la barra di progresso dentro metodo call è il task che è responsabile per dire a che punto è. Quindi noi potremmo dire che appena parte il task fa un update message dicendo, non so, loading, sto caricando, e quando ha finito può dire update message di done, fatto. Ad esempio, una stringa. Update progress è invece, vabbè, alla fine so qual è il progresso, che è 1 su 1, diciamo, 100%, su due double, oppure se vogliamo anziché 1 e 1 mettere il numero di vertici, sarebbe più corretto, dire lavoro da fare, quanti vertici erano, era model.getAllStops.size, quanti ne ho da fare, secondo parametro. Quanti ne ho fatti? Beh, lo stesso numero. Ho fatto 132 fermate su 132, e quindi corrisponde al 100%. E all'inizio, non so. Cominciamo a mettere un meno 1, non so come si scrive meno 1. Meno 1, meno 1. In realtà dovremmo mettere, qui crolla un pochino la pulizia del codice, dovremmo mettere un update progress dentro la build graph, perché è la build graph che sa quanti vertici ha fatto finora. Solo che non possiamo, perché il build graph è un oggetto del modello, è giusto che non veda il task, quindi dovremmo spacchettare parte del codice della build graph e ficcarlo qua dentro. Si sporca un pochino il nostro bel modello concettuale. Ma per ora, oggi non ci stiamo, ci proveremo più avanti. Per ora dico semplicemente sto lavorando e alla fine diremo ho finito. Allora, se faccio questo in realtà non si vede ancora nulla, perché l'interfaccia utente, quella progress bar, chi gli ha detto che deve mostrare il progresso di questo task? Nessuno. Lo diciamo noi. Lo diciamo quando? Prima di lanciare il task. Quindi noi sappiamo che quando il task partirà, metodo call, aggiornerà il proprio progresso. Prima di attivare il task, io devo agganciare con un binding il progresso del task con l'indicatore della progress bar. Quindi dirò, cara mia progress bar, TB, qualche cosa si chiamava, io voglio legare una delle tue proprietà a una proprietà di un task. La sintassi è abbastanza semplice, il nome della proprietà è la progress. Noi siamo abituati a fare set progress, no? Potremmo scrivere set progress 0,7. Però così dovremmo sapere adesso quanto impostare, e poi dopo non viene più aggiornato. Allora facciamo un lavoro più indiretto. La proprietà si chiama progress, e quindi c'è un metodo che si chiama progress property, mi dà il riferimento alla proprietà che voglio modificare. Questa proprietà la lego, bind, a che cosa? A un'altra proprietà. Di chi? Di chi voglio. Di un altro elemento di interfaccia grafica, se voglio. In questo caso è un task. Il mio task si chiamava task, con la T minuscola, punto. Anche lui una proprietà che si chiama progress property, poi c'è la total work property, la work done property, eccetera. Noi ci agganciamo alla progress, che è quella percentuale. Quindi vuol dire che ogni qualvolta il task aggiorna la propria percentuale di avanzamento, questo stesso numero, compreso tra 0 e 1, oppure meno 1, viene ricopiato nella proprietà progress della mia progress bar, dell'interfaccia grafica. E idem, io avevo preparato qua in fondo una label che si chiamava status, in fondo alla finestra,
ho lasciato il posto per poter mettere il messaggio di avanzamento del task. Quindi label status, per dire che non è una... Il meccanismo del binding non funziona solamente con la progress bar, è in generale su tutti i nodi. Qual è la proprietà che voglio modificare della mia label? Il testo. Qui ci sarà un text property, qua sotto, e questa text property della label, anziché essere fissa, viene legata dinamicamente alla proprietà message del task. Questo ci risparmia un mare di lavoro, perché altrimenti avremmo dovuto chiedere al task: mandami un evento quando hai cambiato quello, io gestire il gestore dell'evento che andasse a aggiornarlo. Poi magari quegli eventi cambiano tanto in fretta, io lo status lo aggiorno 12 milioni di volte al secondo, tanto, 10.000 volte al secondo, e io non ho bisogno di aggiornare l'interfaccia utente 10.000 volte al secondo, sennò mi strozza il PC. E infatti l'interfaccia utente si aggiorna ogni tanto andando a prendere il valore più recente, si chiama lazy binding, cioè un collegamento che però viene aggiornato solamente quando serve, è un po' pigro. Allora, facendo questo, cosa succede? Che le barre di progresso sono collegate a quegli indicatori. Quegli indicatori a quanto valgono? Beh, il metodo call me lo dice. Quando parte vale loading meno 1, cioè sto lavorando ma non so, alla fine dirà done 100%. Proviamo a vedere se funziona. Carica il grafo. Ecco, vedete che questa qui è partita, in modalità non lo so, però si muove, sotto ha scritto loading, e quando finirà di caricare ci aspettiamo che questa sbarra venga messa al 100% e loading diventi done. Da solo, noi non abbiamo nessun event handler, nessun codice che va a modificare esplicitamente quella label, ma abbiamo solamente il binding tra queste proprietà. Ecco. Questo, indipendentemente da quanto dura, questo meccanismo del binding è molto potente, perché poi voi immaginate un discorso, una simulazione che dura parecchie ore, perché va avanti, magari in tempo reale, quindi lo lasci andare avanti 24 ore su 24, basta che la simulazione aggiorni delle property che sono legate col bind a degli elementi di interfaccia utente, e da sola l'interfaccia utente si aggiorna man mano che la simulazione va avanti. Richiede molta disciplina, molto ordine. Noi abbiamo lavorato con tre parti di codice, non abbiamo scritto molte righe rispetto a prima, però ricordiamoci che abbiamo tre blocchi di codice, e poi con questo chiudo. Il primo blocco viene eseguito subito, sull'evento scatenante. Poi lanciamo un task. Questo task viene eseguito durante l'esecuzione della sua attività in un thread separato. E poi a questo task abbiamo agganciato un gestore dell'evento di terminazione. Quindi questo codice, anche se è scritto prima, viene eseguito dopo, per ultimo. Viene eseguito solamente quando il task avrà terminato, con successo, quindi senza eccezioni, senza essere stato annullato. Dopo questa new, io non scrivo niente. Cosa ho da fare? Niente. Togliermi dai piedi. Lasciare spazio ad altri eventi, perché ormai il task è partito in parallelo, io come task è già partito, non posso più cambiarlo, non posso più modificarlo, è partito, non posso ancora interrogarlo, non posso ancora sapere qual è il suo valore di ritorno, appena partito, da un millisecondo di vita, cosa può dire? E quindi non ho nient'altro da fare. È tutta attività preparatoria, preparo cosa farà il task quando partirà, preparo cosa farò io quando il task sarà finito, e preparo il task affinché parta. I binding, sono tutte cose, questi binding, questo call, eccetera, tutte cose che avvengono dietro le quinte da sole, perché io ho preparato i collegamenti giusti. Oggi mi fermo qua. La prossima settimana facciamo qualcosa un pochino più carino, nel senso di andare a collegare queste cose
con grafici e tabelle, che ha senso che si aggiornino in automatico, sulla base di un'elaborazione, non solamente una progress bar che è poverina. Vi lascio riprendere.